Ebbene ragazzi, oggi prenderemo una foto normale e la trasformeremo in un file G-code 3D da mandare alla nostra macchina, una semplice Big Mac. Allora, apriamo Aspire, creiamo un nuovo file, mettiamo la dimensione che vogliamo e gli diamo l'ok. Poi andiamo a prendere la foto. Ok, è una foto che già ho trattato in bianco e nero, conviene già farla in bianco e nero. Ok, adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tracciarci i contorni della foto. Andiamo in polilinea, iniziamo a tracciarci i nostri contorni. Poi l'andremo ad aggiustare con modifica nudo. Ve lo faccio vedere velocemente, poi con più tempo si può fare meglio. Però serve giusto per farvi vedere. Ok. Ok. Ok, e gli diamo chiudi. Adesso ci clicchiamo sopra con il tasto destro, modifica nodo, ingrandiamo per vedere meglio, ci possiamo spostare i nodi prendendo il puntino e poi con il tasto destro levica punto, così andiamo a dare una curva più lineare. Ecco qua. Questo è giusto per farvi capire come funziona. Molti di voi già lo sapranno, però per i principianti è una buona guida. Mettiamoci anche questo. Questo ce lo spostiamo. Appunto. Diciamo che così viene più lineare. Ancora questo più qua, questo lo portiamo più sopra, la curva la possiamo diminuire prendendo Castina, questo più qua. Andiamo ad allineare il contorno alla foto. Adesso lo spostiamo più sotto. Ok. Fatto questo, clicchiamo contorno, andiamo in modellazione, in alto a sinistra, crea una forma partendo dai contorni vettoriali, mettiamo questo tipo di forma, questo profilo curvo, angolo a 45 gradi va bene, 2 mm, scala di altezza esatta, l'ho messo io, scala di altezza esatta. Il nome del componente lo possiamo chiamare come vogliamo, io rimango componente e faccio applica e abbiamo la nostra curva. Adesso andiamo in vista 2D, clicchiamo su chiudi, clicchiamo sul contorno, elimina, così abbiamo tolto la linea di contorno. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cliccarci un'altra volta sopra, tornare sulla nostra foto, selezionarla. Andiamo
e ne crea un componente dal bitmap selezionato. Andiamo in 2D ed ecco qua la nostra foto. Per levigarla, per farla venire più uniforme, clicchiamo su applica filtro di levigatura e qui con il cursore possiamo scegliere la levigatura fino a quando ci basta. Diciamo che così va bene. Diamo la levigatura, ok, e facciamo giù. Bene, la nostra foto è pronta. Adesso cosa possiamo fare? Andiamo in percorso utensili, possiamo dargli sì un percorso di sgrossatura. Questi parametri rimaniamo tutti come sono, ok. Selezioniamo l'utensile da sgrossatura. Io ho un utensile sferico scelto da 6 mm e facciamo calcolo. Ok, come vedete per adesso abbiamo fatto lo sgrossatura, possiamo andare a vedere l'anteprima. Ok, questa è la sgrossatura. Facciamo giù di e andiamo adesso in rifinitura. Lasciamo controllo modello, va benissimo. Selezioniamo un utensile, in questo caso un utensile sferico, conico vado a prendere, anche uno di digitiano va bene uguale, però uno sferico va meglio per la rifinitura. Io ho preso uno sferico da 2 mm, però poi sta a voi di scegliere in base alla dimensione della foto. Ok, facciamo calcola. E andiamo a vedere adesso la nostra rifinitura. Ok, la foto è finita. Poi possiamo anche dargli, possiamo fargli una cornice, però ve lo spiegherò in un altro video. Adesso andiamo a salvare i nostri percorsi. Salviamo prima la sgrossatura, clicchiamo su salvo percorso utensile, scegliamo la nostra macchina, altrimenti se avete una macchina che non la ritrovate nell'elenco, mettete GRBL. Perché io uso GRBL, altrimenti mettete il post processore della vostra macchina e salvo il percorso utensile. Ok, sgrossatura 3D1. La stessa cosa, clicco su finitura, salvo percorso utensile. Una volta fatto questo possiamo lanciare i nostri file creati sulla nostra macchina CNC. Prima la sgrossatura, partendo da un punto zero che gli abbiamo dato all'inizio, io di solito metto in fondo a sinistra, e poi la finitura. Con questo è tutto, ragazzi, al prossimo video.